che mi è piaciuto quando mi hai fatto il cornetto? Oggi mi fai un altro dolcino. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale. Oggi un altro dolcetto facile facile per tutti quelli che non sono molto pratici di cucina. Che mi prepari? Tartellette dolci alla pesca. Ti piacciono? Buone! E come si fanno? Andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per fare le nostre delizie alla pesca. Ci servirà naturalmente una pesca, così tagliata a fettine, ma con la buccia. Mi raccomando che sia bio. Un uovo sbattuto, intero sbattuto. Dello zucchero a velo per guarnire. Due cucchiai di zucchero di canna. Un budino bianco alla vaniglia. E poi una confezione di pasta sfoglia rettangolare. Iniziamo subito. Okay. Come prima cosa versiamo il budino dentro una ciotola. Con una frusta giriamo. Amalgamiamolo bene. Stendiamo la nostra pasta sfoglia e tagliamola in rettangoli abbastanza grossi. Prima a metà, più o meno delle dimensioni di uno smartphone. Preparate una leccarda da forno con la carta forno e mettete i rettangolini ben separati. Questa è una ricetta che sto facendo solo con l'ausilio naturalmente di Ombretta, che si sta arrabbiando per come dispongo le cose. Prendiamo la crema e stendiamola lasciando un bordo di all'incirca 1,5 cm, così, ecco, come non ho fatto io. Prendiamo le nostre pesche e disponiamole sulle fette. 5 fette per ogni dolcino. Adesso con l'uovo sbattuto spennelliamo sui bordi, poco. E adesso per guarnire lo zucchero, abbondante. E adesso in forno preriscaldato a 220 gradi nella parte medio-bassa del forno. Forno combinato per 10-15 minuti. Mi raccomando, state attenti, dategli un occhio. Appena le vedete sfogliare e dorare, potete tirarle fuori. Ci vediamo dopo. Ed ecco pronte le nostre sfogliatine deliziose alla pesca. Guardate che belle, guardate che facili che sono. E di sicuro riuscita, perché se ci sono riuscito io, potete farcela anche voi, veramente. Garantito alla pesca. E come ultimo tocco una bella spolverizzata di zucchero a velo di sopra. Ah, oh sì, copiosa, bella, come piace a noi. Bene, dopo aver messo lo zucchero a velo, questa è per voi e le altre sono per me. Ci vediamo dopo le foto. Bene, avete visto com'è semplice creare queste tartellette? Veramente, ma che bravo! Non ci vuole niente, eh? No, ci vuole inventiva. Ci vuole inventiva, che bravo, io non ho. Bravo, e quindi bravo. Anche in questo caso sono stato seguito da un grande, che ringrazio, grazie. E niente, non so provate, di chi stai parlando. Provate anche voi a farle, sono semplici e mi raccomando condividete il video. Certo, se questo video vi è piaciuto, un pollice in su, una condivisione, lasciateci scritto qua sotto quale ricetta vorreste veder fare a Gabriele e prometto che per le vostre ricette non lo aiuterò, farà tutto da solo. Naturalmente devono essere ricette facili che anche un Gabriellone potrà fare, certo. Adesso non vi uscite il panettone con tripla farcitura, però una cosa semplice che magari volete condividere, mandateci la vostra ricetta facile e noi la rifaremo con le manine pelosone di Gabriele. Bene, se volete vedere ancora altri video, mi raccomando, arriviamo a 25.000 like. Certo, noi ci vediamo sugli altri canali e non mi rimane che darvi appuntamento invece in maniera ottimista, sempre qua per un prossimo video goloso. Ciao! Ciao!